Non ho più voglia di allenarmi, ho voglia di fare sparring, ho voglia di fare sport. Sparring! Vado a fare sparring. Oi a tutti cari fighter Muay Thai, come oramai sapete quando mi viene la voglia. Pensiero, un dubbio, un qualcosa, devo andare a risolvere questa voglia, pensiero o dubbio. Quindi cintura allacciata, casco sempre in testa, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Naturalmente da notare oramai l'ordine che c'è nella mia macchina. Avrei potuto iniziare lentamente le cose, no? Inizi con lo sparring nella tua palestra, piano piano, così allenamento, e poi piano piano inizi a fare sempre con gente più forte. Ma no, e no, e no. Dato che io sono un anno che non faccio sparring, però avevo voglia di fare sparring, e allora ho deciso di iniziare già pesantemente. Con chi? Lo sparring di oggi sarà con la vita mondana, ragazzi, perché è fondamentale affrontare al meglio la vita mondana, e quindi qua è la migliore occasione per potersi prendere un bel aperitivo tranquillo. Basta queste palestre, basta. Oh, ma che cazzo stai facendo? Cosa c'è? Andiamo in palestra o no? No, ma dobbiamo ordinare... Qual è il riscaldamento per... cioè, per riscaldarsi di pugilato bisogna farle verticali. Perché se cadi, rimbalzi e torni su. Vedi che io non le so queste cose, io non le so. Oh, e a tutti cari fighter Muay Thai, avevo voglia di fare sparring e allora ho iniziato con calma. Sono venuto da Roberto Cocco qui alla Dojo Miura qui a Torino per prendere un po' di schiaffi, dato che volevo iniziare piano piano. Però iniziare piano piano, mi avevi detto vieni che ti rompo il culo. Cioè mi avevi detto qualcosa di... No, ma non ero io, cioè era mio cugino poi. C'era già te quali? Volevo iniziare piano piano a riprendere gli sparring, dato che tu hai fatto tutti gli sport possibili, immaginabili. Cominciamo con il tennis. Facciamo un round un po' di tutto, ogni round cambiamo. Ogni round cambiamo, arriviamo a 15 finché ci sono le discipline del combattimento. Ma andavo... 20, quante sono? Vado un attimo in macchina che ho dimenticato. Oh, è a tutti. Mi sta tenendo. Punto, eh. Ah, se finiva.
un secondo prima non mi prendevo il mattone in bocca. Allora, il mio obiettivo era togliere la fascetta, perché le regole iniziali erano queste: chi toglieva la fascetta all'altro vinceva. Livello 1 superato. Ah, non è finita. Oh, aspetta un attimo. Hai visto qua? Qua, in questi fogli c'è scritto che la maggior parte delle persone che guarda questo video non è iscritta. Ti devi iscrivere, capito? Ah, a fare ste cose così gratis, muoviti. Uff. Quando sei vicino si vede che vuoi farlo per provarlo, che non ci, perché se tu ci mettessi la foga di uno, di un fighter vero, quando arrivi vicino, cioè ci dai tutto, no? Sì, ne prendo due, va bene, ma te ne, cerco di dartene tre. E quella è la differenza, no? Tra quelli che lo fanno amatorialmente e gli agonisti. No. E devi essere intenzionato ad arrivarci, cioè non è che se ti arriva un pugno ti fermi. No, tu vuoi fare la tua azione, anche se ti arriva un pugno, magari ti scompone un po', ma cerchi di concludere la tua azione. Invece quindi parti ti rallenti, ti rallenti perché ti fermi, perché non c'è niente in palio, si vede, no? Che sono i baby di me, sono sempre Shindeiru. Nani? Takumi de Gizebu. Lo sapevo, l'ho scampata fino all'ultimo. È colpa mia. Non sono abituato a essere 100 kg. Ma perché si vede la differenza di peso? Non credo. Ma va. So quanto, la gamba è uguale. Quanto è un tuo braccio? La gamba è uguale al braccio. Io ho sentito proprio sto middle, quasi ginocchio. No, era middle. Solo io che ero vicinissimo. Fate replay, c'è poi un violone. Poi ci vediamo poi. Con la giuria, questo miglia bello pulito qui. Madonna, era una vita che non li prendevo. Avrei continuato sì. A non prenderne, sinceramente. Però, veramente figo. Ah, tu dici che un mondiale non me lo vinco. Come no? Allora, c'è un trucco, c'è un piano. No, non è trucco, è tutta tattica. Cioè, devi capire quello che devi fare. Tu vai in Thailandia, ok. Io spedo il viaggio da Thailandia. Ma ci stanno per un mondiale. Vai in un bar e fai una rissa. Ma questa rissa autorizzata? Cioè è così. Quello che capita. Come le risse, okay. Però ti devi riprendere. Stranamente. Abbiamo una. Torni in Italia e ti apri una federazione dicendo: io sono. Ho combattuto in Thailandia. Sono un referente per l'italiano. Dalla Thailandia. E ti fai la tua federazione. Ma nella federazione bisogna essere che ci siano la scritta combat almeno, la scritta fight, world. E poi ti trovi il primo paninaro che vuoi menare, che non so, okay. Che non ti ha fatto lo sconto per il kebab. E hai fatto. Che esistono mondiale. Comunque, quindi sarebbe anche uno sconto internazionale, quindi è proprio mondiale è puro. Mondiale. Comunque,
è stato stupendo. Io ne ho 5 mondiali. E tutti, e lui ha 5 federazioni fatto, sue. Ho fatto 5 viaggi. No, sono cambiate le regole. Ho incominciato, vabbè, live contact, ho incominciato col full contact. Poi sono conosciuto Marco Franza, e quindi era uno dei pionieri della kickboxing in Olanda, in Francia, della kickboxing, della Thai box. Quindi sono passato a fare tutte le altre discipline che ci sono adesso. Ora però com'è il movimento? Secondo me è molto sporco il mondo della kickboxing, perché mi sono reso conto, non so se perché avendo finito di combattere non seguo più, ma non è che avessi mai seguito, però sento meno notizie degli atleti, vedo tante notizie sparse, quindi sono sporche, tante federazioni, troppe federazioni, tutti campioni, sono tutti campioni. Campioni. Ormai non ci sono più quelli che dici voglio ambire a vincere quel titolo, perché alla fine ci sono 12.000 titoli, cioè non sai più quale vuoi. Esatto. Grazie mille Robby, degli schiaffi. Grazie, Sandro, grazie per il tuo fegato. Ma mi hanno detto che c'ho fegato. Avevi il fegato.